Allora, l'area in questione che abbiamo appunto titolato Parco Didattico è un'area situata tra via Michelangelo e la circonvallazione esterna. Ha un'estensione circa, insomma, 20.000 metri quadrati ed è un'area che precedentemente apparteneva all'aeronautica militare. Appartiene ancora. Ovviamente adesso è un'area dismessa, presenta presente in alcune zone delle grandi alberature e due edifici del quale, insomma, è possibile ancora conservare le caratteristiche. L'idea progettuale è quella di costruire appunto un parco didattico con orti urbani e didattici, attrezzature per lo svago, sostanzialmente, insomma, dei campi da gioco, e utilizzare gli edifici preesistenti come attrezzature di servizio. Grazie alla presenza di queste grosse alberature riteniamo, insomma, ovvio un incremento di queste con la piantumazione appunto di altre alberature lungo i percorsi per garantire, insomma, una protezione, una divisione con quelli che sono gli spazi collettivi, questi qua. Riguardo invece gli orti didattici, tra le varie attività che sono possibili, abbiamo l'orto giardino, dove è possibile la coltivazione di ortaggi e un'occasione di praticare gli stessi orti didattici. Il giardino delle erbe, che è quello di presenta, insomma, una collezione di piante singolari, aromatiche e officinali. Ovviamente è possibile conoscere, insomma, le varie varietà e il proprio utilizzo. Il giardino dei frutti, dove è possibile coltivare frutteti e si può osservare, insomma, come il ciclo della fauna appunto presente su questi frutteti. E il giardino del prato, dove appunto è sostanzialmente il prato spontaneo, la cui manutenzione è limitata a interventi di sfalcio dell'erba. Quindi ovviamente dai tagli che vengono effettuati, insomma, si creano dei disegni ogni volta diversi. Una breve premessa, insomma, su quello che è il parco didattico. Il parco didattico sostanzialmente è un'area dove i cittadini hanno la possibilità di riconquistare quelli che sono i saperi legati alla natura e alle sue manifestazioni. Attualmente si è persa un po' questa coscienza sul tema degli orti, anche perché quasi più nessuno coltiva la terra. Con ciò tutti, a partire dai bambini, possono conoscere al meglio, insomma, e usufruire di quelli che sono i prodotti. L'obiettivo quindi, insomma, è quello di ricomporre un po' la realtà tra uomo e natura che, insomma, in una città come Casoria. Qui ritorniamo a Emilia, insomma, sì. Questo forse secondo me è la parte più significativa, perché poi alla fine più che dei progetti, le nostre sono delle idee che poi vanno sviluppate e vanno approfondite. Le fasce contigue alla circonvallazione esterna, forse tra le aree residuali che si possono ritrovare a Casoria, sono quelle più residuali, quelle più marginali, quelle più dove è difficile pensarne un uso. E invece, secondo noi, è possibile riutilizzarle secondo varie qualità che con questa idea progettuale abbiamo cercato di dare. Salvatore, scusami, mi permetto di interromperti un attimo. Alla luce, diciamo, della domanda che ho fatto prima, per essere un attimino anche più pragmatici, tutto quello che abbiamo visto è frutto ovviamente di un'idea che è stata comunque messa, diciamo così, su carta. Tecnicamente, quest'idea, i tempi di realizzazione, ammesso che ci sia ovviamente tutto l'iter procedurale per questi tempi di stimare, insomma, più o meno, voglio dire, sono delle idee preliminari, andrebbero fatti progetti aggiuntivi, però
ad esempio il giardino d'ingresso di via Paduta, voglio dire, un progetto esecutivo si può redigere in un mese e mezzo, e si può cominciare immediatamente se ci sono risorse finanziarie, che credo siano anche abbastanza limitate, perché come avete visto il progetto si limita a una modifica del livello dei terreni. Intenzionalmente abbiamo lasciato il percorso in calcestruzzo che c'è, voglio dire, quel percorso che avete visto a Y non è che risponde a una grande logica progettuale, però ci sembrava significativo lasciarlo, farlo diventare anch'esso significativo in questo modo, alzando i livelli, alzare i livelli del terreno con queste mega aiute significa una serie di cose, significa fare delle barriere acustiche dal traffico, significa ricomporre uno spazio quasi un interno senza tetto nella parte centrale, cioè significa una serie di ragionamenti sulla qualità dello spazio che poi dovrebbe avere il fruitore, però alla fine le stesse arborie fortunatamente sono una cosa che costa ancora abbastanza poco, soprattutto se si comprano diciamo di giovane età. Poi noi, come avete potuto vedere, come vedete pure dall'ultimo giardino che poi Emilia vi illustra, noi non abbiamo mai utilizzato, a parte l'orto didattico dei frutteti, abbiamo sempre utilizzato degli arbusti, abbiamo sempre utilizzato delle essenze, delle erbacee perenni, che sono le più economiche. Tra l'altro uno dei motivi per cui le abbiamo utilizzate, anche perché sono delle erbe contaminanti sotto questo aspetto, cioè si riproducono facilmente, quindi se alla fine dell'autunno molte di queste piante lasceranno i semi nel vento, probabilmente le vedremo spuntare anche lungo la strada nelle zone dove non si pulisce. Però magari nasce un'essenza che in qualche modo è pure piacevole da essere vista. Quindi secondo me i costi sono abbastanza contenuti, quindi il giardino di Via Paduta nel giro di 6-7 mesi si potrebbe realizzare tranquillamente. Allora, invece per quanto riguarda i percorsi che si trovano al di sotto della circonvallazione, vediamo che questi sono poco o per niente utilizzati, forse anche per il loro stato appunto di abbandono in cui si trovano, o anche per la scarsa manutenzione. In realtà, solo una cosa, dalle foto escono fuori abbastanza puliti, molto ben tenuti. Avevano fatto la pulizia 2 giorni prima che facevamo le foto, ma normalmente non stanno in questa condizione. Non l'abbiamo fatto apposta, vero? Invece questi percorsi potrebbero risultare molto utili se adibiti ad una funzione pubblica. Infatti potrebbero diventare delle prestazioni. A difesa anche di Casale Ambiente, non sono mai stati così puliti, non sono mai stati così puliti, a differenza di 10-15 anni dove erano sempre in uno stato pietoso, quindi potrebbero diventare delle predelle di collegamento di quelle aree appunto che abbiamo destinato al parco, oppure potrebbero essere anche utilizzati per lo sport o come semplici luoghi di incontro. Diciamo che in base alle loro caratteristiche, perché comunque questi percorsi, questi pezzi di questa striscia appunto di percorso che sta lungo la circonvallazione, abbiamo individuato 4 tipologie. Diciamo che un primo percorso è appunto quello che va dall'ingresso, da uno degli ingressi del parco di ingresso di Via Padula e termina all'inizio del parco didattico di cui ha parlato Francesco prima. Il secondo invece è quello che costeggia il parco didattico, il terzo è questo qui che è praticamente l'ultimo pezzo del percorso lungo la circonvallazione, il quarto invece è diciamo un percorso più interno che collega il parco delle erbe perenni di cui parlerà Francesco dopo con il percorso sottostante la circonvallazione. Diciamo che questi 4 percorsi sono stati diversificati in quanto il primo percorso per le sue dimensioni in termini di profondità, come ad esempio si può vedere da questa planimetria e da questa sezione,
permette la realizzazione di un percorso ciclopedonale affiancato anche da una striscia verde, dove abbiamo previsto una serie di essenze arboree che per le loro caratteristiche si prestano a stare in ambienti umidi e poco soleggiati, perché notiamo che questo luogo è posto a nord ed è a questa barriera determinata da questa sopraelevata che non permette quindi alla luce del sole di raggiungere questo punto. Invece per questo secondo percorso qui vediamo che lo spazio si restringe, quindi arriviamo, mentre prima avevamo un 4 metri e mezzo di profondità, qui avremo un 2 metri e mezzo e quindi è possibile soltanto realizzare un percorso ciclopedonale. Per il terzo punto invece ci siamo trovati praticamente di fronte ad una profondità di 8 metri e quindi abbiamo previsto, oltre al percorso ciclopedonale, anche un'area di sosta e sempre delle fasce da adibire appunto a verde, dove ci saranno le stesse essenze previste per il primo tratto. Per il quarto percorso, questo qui più interno, abbiamo invece ipotizzato una semplice sistemazione, perché diciamo che è un percorso più chiuso, dove ci sono tante residenze attorno, e l'abbiamo praticamente separato questo percorso ciclopedonale dal traffico veicolare di via Luigi Danna da questa appunto fila di arbusti. Quindi questa qua praticamente è una sorta appunto di elenco delle essenze che abbiamo previsto, che appunto, come ripeto, non sono state scelte a caso, ma per le loro caratteristiche appunto si prestano a stare in questi luoghi umidi e poco soleggiati. E per far capire meglio l'intervento abbiamo realizzato questo fotomontaggio. E quindi è possibile quindi capire non solo l'intervento appunto di questo percorso, dove possono essere svolte svariate funzioni, attività anche sportive, ma anche può essere un luogo appunto dove ci può essere il passeggio, l'incontro, ma ci sarà anche la risistemazione del marciapiede, dei piloni, della sopraelevata e poi l'inserimento anche di una barriera per risolvere alcuni problemi legati all'acustica, quindi per preservare le funzioni interne al percorso, ma anche legate alla sicurezza appunto del passaggio sul marciapiede delle persone. E poi come ultimo progetto c'è quello del parco delle erbe perenni.